vaccino e essenzialmente ha la capacità proprio di trasformare proprio i substrati di perossido di idrogeno, di tiocianato, di iodio, cloruro e bromo in ioni attivi. Alors, voici la réaction qui est catalysée par la lactoperoxydase. Donc, nous travaillons avec deux substrats, le thiocyanate et l'iodure. Donc, en présence d'hydrogène, de peroxyde d'hydrogène, de thiocyanate et d'iodure, la lactoperoxydase catalyse la transformation du thiocyanate et de l'iodure en ions hypothiocyanites et en ions hypoiodites. Hypothiocyanites, donc OSCN-. Ion ipoiodite o i moins. Quindi, come potete vedere proprio dalla formula, la lactoperossidasi quindi catalizza proprio questa reazione, in cui quindi poi effettivamente si trasformano proprio in ione ipotiocianato e in ione ipoiodato. Alors, ces deux molécules ont été largement étudiées dans la littérature scientifique. Et on a trouvé qu'elles avaient des propriétés antimicrobiennes. Queste due molecole sono state studiate a fondo proprio nella letteratura scientifica ed è stata proprio scoperta la loro efficacia antimicrobica. Voilà, et donc, en fait, ce système qu'on appelle le système peroxydase est un contrôle biologique naturel qui existe dans toutes les sécrétions externes chez les mammifères. E questo sistema, che quindi è detto sistema perossidasi, funge proprio da controllo biologico, proprio naturale, di tutte le secrezioni esterne. Ainsi, donc, on retrouve ce système donc, au niveau de la salive, au niveau des larmes, au niveau du mucus pulmonaire, intestinal e vaginal, ma également dans le lait. Quindi questo controllo appunto di cui parlavamo, di queste secrezioni, lo ritroviamo proprio in sistemi quali la saliva, le lacrime, i muchi polmonari e vaginali e soprattutto nel latte vaccino. Donc il s'agit d'un système de protection non immunitaire qui existe donc dans toutes les sécrétions externes chez les mammifères. Quindi è un sistema proprio immunitario che è presente in tutti i mammiferi. Alors, ce système a été largement étudié au niveau de son efficacité vis-à-vis de pathogènes humains ou de mammifères. Questo sistema è stato studiato proprio in relazione alla sua efficacia contro degli agenti patogeni, quindi mammiferi e in genere anche ovviamente naturalmente umani. Et donc, mais par contre, il a été très peu étudié vis-à-vis de pathogènes de plantes. Però non è stato oggetto di studi approfonditi in merito proprio alle patologie vegetali. Et c'est ainsi donc que le projet de recherche concernant sur la lactoperoxydase a démarré il y a 6 ans, donc à l'Université de Liège, à Jean Blou Agrobiotech. Ed è proprio in questo senso che quindi è partito il progetto appunto sulla lactoperossidasi 6 anni fa, proprio nell'Agrobiotech Jean Blou all'Università di Liège. Alors, il existe actuellement donc déjà plusieurs applications au niveau mondial, donc soit qui sont basées soit sur la lactoperoxydase seule ou en combinaison avec d'autres molécules. Quindi ad oggi nel mondo esistono diverse applicazioni proprio della lactoperossidasi da sola o in combinazione con altre molecole. Ainsi donc il existe dans les domaines de soins bucco-dentaires, également des problèmes intestinaux d'animaux et de problèmes de mastite. Quindi ad oggi appunto viene utilizzato per quanto concerne i trattamenti di igiene orale, problemi intestinali negli animali e problemi di mastite. Et ce système de lactoperoxydase a été autorisé par l'Agence de sécurité alimentaire française dans le cadre de la décontamination de végétaux fraîchement coupés, ce qu'on appelle la quatrième gamme. La lactoperossidasi è stata anche autorizzata proprio dall'Agenzia appunto per la sicurezza alimentare proprio nella decontaminazione dei vegetali freschi di taglio che noi chiamiamo appunto definiamo quarta gamma. E il a également été autorisé par la FAO pour la décontamination du lait cru dans les pays en voie de développement. E la FAO l'ha altresì autorizzato nella decontaminazione del latte crudo proprio nei paesi in via di sviluppo. Alors, maintenant, je vais vous parler plus concrètement donc de ce que nous avons réalisé donc au sein du laboratoire de Jean Blou.
Quindi ora vi mostrerò proprio più nello specifico quello che abbiamo effettivamente fatto nel laboratorio di Jean Blou. Et donc, ce système de lactoperoxydase, on l'a appelé lacto-LPA, donc pour lactoperoxydase et A pour agriculture. E questo sistema l'abbiamo chiamato, come vedete, LPA, dove LP sta per lattoperossidasi e A agricoltura. Alors, au niveau donc du laboratoire à Jean Blou Agribiotech, donc il y a une expertise de plus de 20 ans dans le donc au niveau du test d'efficacité d'agents inhibiteurs de pathogènes de plantes. Et cette prospection se passe toujours en trois étapes. Il nostro laboratorio ha un'esperienza, posso dire, ventennale proprio nell'effettuare dei test su agenti che possono inibire proprio le fitopatologie e questo passa sempre comunque, si svolge sempre in tre step. Donc la première étape consiste toujours à tester au niveau du laboratoire, donc c'est ce qu'on appelle des essais in vitro, donc l'efficacité de l'agent antimicrobien vis-à-vis donc de champignons ou de bactéries de plantes. Donc il s'agit vraiment d'un contact direct entre l'agent antibactérien ou antifongique et le pathogène. Il primo step è quello sempre del test in vitro, proprio per testare proprio questa efficacia e vedere proprio un contatto diretto fra l'agente antimicrobico e in questo caso l'agente patogeno. Alors, nous utilisons deux procédures, donc soit par test ELISA en microplaque, soit par boîte de Pétri, donc avec le pathogène qui se trouve sur la boîte de Pétri. Quindi noi utilizziamo due metodi essenzialmente, il metodo appunto sulla placca denominata proprio ELISA e quella sulla placca in cui insomma l'agente patogeno è proprio sulla superficie. Et donc, ces tests in vitro nous permettent de vérifier l'efficacité de l'agent inhibiteur. À partir du moment où son efficacité a été démontrée in vitro, on peut passer à la deuxième étape. Quindi questi test in vitro ci consentono di testare effettivamente l'efficacia di questo agente inibitore e nel momento in cui quindi l'efficacia in vitro è stata quindi confermata, si può passare al secondo step. Donc la deuxième étape consiste à tester donc la toxicité de l'agent inhibiteur sur les plantes. Et il faut évidemment trouver donc une dose non toxique sur plantes. Et dans le cadre de la lactoperoxydase, donc tous les modèles testés ont été non toxiques, sauf deux modèles. Quindi, come dicevamo, appunto, il secondo step si concentra proprio sullo studio della tossicità proprio dell'agente inibitore sulla pianta. E in questo, per quanto concerne la lattoperossidasi, ebbene, questa si è rivelata essere non tossica, se non in due, modelli. Donc, une fois qu'on a la dose efficace en test in vitro et la dose non phytotoxique en test de phytotoxicité, à ce moment-là, donc, on peut passer en test en conditions contrôlées sur plantes. Quindi, una volta che l'efficacia quindi è stata verificata in vitro e una volta che quindi è stata verificata la non tossicità proprio sulle piante, si può passare al terzo step, ovvero proprio il test in situazioni proprio controllate. Et donc, les essais avec la lactoperoxydase ont montré une efficacité dans les couples hôtes pathogènes suivants. Quindi i test proprio condotti sulla lattoperossidasi hanno quindi mostrato i seguenti risultati. Donc, un des premiers essais que nous avons réalisés, c'est sur le mildiou de la vigne, donc vis-à-vis de Plasmopora viticola. Quindi il primo caso, che appunto la prima applicazione che siamo andati a verificare è proprio quella concernente la peronospora della vite. Nous avons également testé donc l'efficacité de la lactoperoxydase vis-à-vis du mildiou de la pomme de terre. Abbiamo verificato l'efficacia proprio della lattoperossidasi anche sulla peronospora della patata, della pianta della patata. Avec une efficacité donc des ions vis-à-vis de Phytophthora infestans. Quindi con un'efficacia appunto confermata di questi ioni. Et alors la troisième série d'essais qui a donné de bons résultats, donc c'est sur tout ce qui est le post-récolte. Donc, c'est-à-dire les pourritures sous fruits, à savoir les oranges et les pommes. E una terza serie che ha mostrato proprio la sua efficacia riguarda proprio il livello, diciamo, di marciume su determinati tipi di frutti, in questo caso arance e mele. Alors, suite à ces essais, donc nous avons
décidé de faire partie donc du consortium Lubixil, donc dans le cadre donc de l'appel de l'Europe pour trouver donc une méthode de lutte contre Xylella fastidiosa. Quindi a seguito insomma di questi test abbiamo deciso di entrare a far parte del consorzio Lubixil, anche a seguito naturalmente della richiesta dell'Unione Europea di trovare delle soluzioni proprio per affrontare il batterio Xylella. Voilà. Et donc, nous faisons partie de ce consortium. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons décidé de tester donc l'efficacité in vitro de la lactoperoxidase vis-à-vis de Xylella fastidiosa. E quindi in questo ambito abbiamo proprio del consorzio quindi Lubixil abbiamo deciso di testare in vitro la lactoperossidasi proprio in contrasto appunto con il batterio Xylella fastidiosa. Juste un petit rappel au niveau de la bactérie de l'espèce Xylella fastidiosa. Donc elle est divisée en sous-espèces, en plusieurs sous-espèces. Allora, solo un punto, insomma, un piccolo punto sulla Xylella fastidiosa. La Xylella fastidiosa è suddivisa in sottospecie. Donc elle est divisée en 5 sous-espèces jusqu'à présent. Donc fastidiosa, Sandi, multiplex, Poca e Morus. Quindi è divisa appunto in 5 sottospecie che sono la fastidiosa fastidiosa, Sandi, multiplex, Pauca e Morus. Donc la souche qui attaque les oliviers en Italie appartient donc à la sous-espèce Poca. Quindi il ceppo che attacca, il ceppo di Xylella che attacca gli ulivi in Italia è proprio della sottospecie Pauca. Tandis que la sous-espèce qui attaque donc qui a été retrouvée donc en Corse et dans le sud de la France appartient à la sous-espèce multiplex. Mentre la sottospecie che è stata poi ritrovata in Corsica nel sud della Francia appartiene al sottogruppo, quindi alla sottospecie multiplex. Alors, ça je vais peut-être pas rentrer, non. Donc en fait, c'est simplement pour vous montrer donc la maladie, donc les maladies liées à une infection de Xylella fastidiosa existent depuis très longtemps. Donc notamment dans les Amériques, ça existe depuis 1880 et 1987 dans le sud des Amériques. Questa è ecco, solo una mappa per mostrarvi insomma, la presenza di Xylella fastidiosa proprio a livello mondiale, come potete vedere sia negli Stati Uniti che nel Sud America è presente già da tantissimo tempo. E c'è che tout récemment, donc en 2013 e en 2015, qu'on a retrouvé donc ces souches en Europe. Ed è in realtà invece più di recente, che sono quindi più o meno dal 2013, che sono state riscontrati anche dei ceppi del batterio in Europa. Alors, passé. Et donc voici les résultats de l'efficacité antibactérienne de la lactoperoxidase. Ecco quindi i risultati appunto della risultati antibatterici proprio della lactoperoxidasi. Alors nous avons testé donc au laboratoire en test in vitro vis-à-vis de deux sous-espèces, donc la sous-espèce fastidiosa e la sous-espèce multiplex. Quindi come potete vedere si tratta proprio di test in vitro su due sottogruppi, quindi la Xylella fastidiosa fastidiosa e la Xylella del genere multiplex. Voilà. Et nous avons donc trouvé une efficacité bactéricide de la lactoperoxidase vis-à-vis de ces deux sous-espèces. E abbiamo riscontrato quindi un'efficacia proprio battericida della lactoperoxidasi nei confronti proprio di queste due sottospecie di Xylella. Et l'étape suivante est de tester donc l'efficacité de la lactoperoxidase en test in vitro vis-à-vis de la sous-espèce Poca. E ora vorremmo proprio iniziare quindi a testare la lactoperossidasi relativamente proprio alla sottospecie Pauca della Xylella. Voilà. Grazie. Merci beaucoup. Grazie mille. Se qualcuno vuole fare delle domande? Professor Perri. Ma certo sempre lui. La recherche è tuttora utile. Però io noto che l'approccio è, come anche nelle malattie nell'uomo, è sempre quello di dare importanza
al sintomo, cioè eliminare il sintomo della malattia e non la causa. E non dunque la causa della malattia. Io credo che l'approccio è questo, cioè cercare di curare, ma non di guarire, cioè eliminare la causa. Soigner e non a eliminare la causa. C'est ça. Donc l'étape suivante, évidemment, ici, c'est un, ce sont des essais in vitro, donc on peut pas avoir, savoir donc si la molécule a un effet préventif ou curatif. Et donc ça, ce seront les étapes suivantes, donc dans les essais sur plantes, c'est de vérifier donc si la molécule a un effet préventif ou curatif, ou un des deux ou les deux. Et donc si elle a un effet préventif, donc là, ça pourrait être intéressant donc d'utiliser cette molécule en amont. Dal momento che sono stati condotti dei test in vitro, per ora diciamo conosciamo l'efficacia curativa. Sarebbe interessante, e questo in realtà è poi la fase successiva, vedere anche quello che è l'effetto preventivo, quindi qualora insomma noi dovessimo riscontrare anche un effetto preventivo di questa molecola, sarebbe assolutamente interessante da studiare e da analizzare. Il microfono non dico. No, perché siamo in streaming, quindi italiano, grazie. Allora, chiedevo se avete già avuto qualche esperienza sulla sistemicità della molecola, cioè della molecola all'interno della pianta, se è riuscita a traslocare nel sistema vascolare della pianta la lactoperossidasi. Sì, la lactoperossidasi a été introduite Non, jusqu'à présent, nous n'avons fait que des tests in vitro, donc ça ce sera également à faire par après. Oui. No, quindi in realtà proprio quello, sulla base di quello che dicevo prima, essendo ancora dei test in vitro, dobbiamo ancora verificare proprio l'introduzione e l'oxilema della molecola. Sono Damiano Zurlo di Mesagne. L'altra sera, qualche giorno fa, c'è stata una riunione a Mesagne sulla xylella, dove ci dicevano appunto comunque sulle varietà attaccate o meno dalla xylella. Ci dicevano che gli agrumi non sono attaccati. Adesso vedo qui che la studiosa francese invece dice che attacca anche gli agrumi. Dice qualcosa in merito di preciso? Dice che également les agrumes sont donc frappés par la maladie. Prendete il microfono, per favore. Da vostra presentazione, ho visto che les agrumes aussi sont donc frappés par la maladie, il est là. Alors tout dépend de la sous-espèce. Alors les choses sont assez compliquées avec Xylella fastidiosa parce qu'au sein d'une même sous-espèce, il y a encore différents sous-groupes et chaque sous-groupe a ses spécificités par rapport à ses plantes hôtes. Et donc effectivement, donc on a pu constater par exemple que dans la sous-espèce multiplex, ce serait peut-être bien de repartir. Oui. Yes, just about this. Donc vous voyez donc à l'intérieur par exemple de la sous-espèce Poca, vous avez plusieurs sous-groupes. Donc vous avez un sous-groupe qui attaque les agrumes, un autre sous-groupe qui attaque les caféiers, et enfin un troisième sous-groupe, mais qui est distinct des deux autres sous-groupes, même s'il fait partie de l'espèce la sous-espèce Poca, qui est spécifique des oliviers en Italie. Non, jusqu'à présent, en tout cas, de ce que je sais, donc pour le moment, on l'a trouvé uniquement donc au niveau des oliviers. Quindi sì, come vi ho mostrato prima, all'interno del sottogruppo Pauca, comunque se proprio guardate il disegno, in realtà proprio c'è una sottospecie che attacca gli agrumi, quella che colpisce le piante del caffè e quella che colpisce nel caso specifico italiano gli ulivi. Per quanto concerne l'Italia, ad oggi non sono stati osservati casi di xylella appunto della sottospecie Pauca che abbiano insomma attaccato gli agrumi. Quindi per ora non solo, insomma, è solo relativo agli ulivi. Che poi magari dopo facciamo un altro giro. Adesso io darei la parola al professor Christos Xyloyannis, che conosciamo benissimo tutti, per la sua visione
integrata che ha come la nostra, va bene anche di qua, e avrà le sue slide, e anche qui vi prego di stare attenti e poi okay. Sì, buonasera, mi dispiace che Didier non è potuto venire, è bloccato dagli scioperi in Francia. Dunque, il consorzio Lubixil è stato costituito circa un anno fa. Tre parole chiave: lotta biologica, xylella. Quindi l'obiettivo principale di questo consorzio è quello di contrastare la xylella, e non soltanto la xylella, con metodi a basso impatto ambientale. Quindi con Didier abbiamo avuto diversi incontri in Italia un anno e mezzo fa, un incontro con l'assessore regionale agricoltura della Basilicata, c'era anche un funzionario della regione Puglia, e abbiamo parlato di gruppi operativi a livello fra le varie regioni europei, italiani ed europei, per coordinarci meglio e utilizzare i fondi presenti per contrastare, affrontare questioni importanti che interessano varie regioni. Ci sono i PSR, ci sono i fondi. Ci sono i fondi, dove devo toccare? Sopra? Sì. Ok. I gruppi operativi. Noi abbiamo già in Basilicata, abbiamo fatto diverse proposte, stiamo andando avanti sull'acqua e su altre questioni, per cercare di utilizzare meglio i fondi che le varie regioni hanno a disposizione attraverso i progetti PSR, i programmi PSR. Quindi Didier ha messo in evidenza questo aspetto, perché oltre a utilizzare questi fondi disponibili, c'è anche la possibilità, costruendo questi gruppi operativi a livello europeo, di fare delle proposte per finanziare progetti di ricerca. Il Lubixil, che l'abbiamo costituito, diciamo, fanno parte diverse università, vedete qui 26 partners, 7 dall'Italia, il nostro. Noi abbiamo svolto un ruolo importante nella costituzione di questo consorzio, sempre in quella direzione che voi conoscete bene, che io in tutti gli incontri ho portato avanti, quel discorso della sostenibilità e della multidisciplinarità. Cioè un argomento come la xylella non viene affrontato soltanto da patologi entomologi, ma da più competenze. E quindi questo è l'obiettivo principale di questo consorzio, 26 partners, 7 italiani, 6 francesi, li vedete qui, e poi vedremo all'interno di questo consorzio i ruoli, perché la Galatoperoxidasi è una piccola parte all'interno del progetto, diciamo, di questo consorzio. Ci sono una serie di altre azioni che io cercherò di mettere in evidenza, visto che Didier non è presente. Quindi potete vedere accanto qui ci sono dei patologi che dovranno studiare l'epidemiologia, ci sono gli entomologi per controllare il biocontrollo dei vettori e anche del batterio, e poi ci sono quelli che dovranno guardare l'intero sistema, le buone pratiche agricole, per ripristinare quelle che sono le difese naturali della pianta. Cioè è un progetto che affronta la questione in maniera multidisciplinare. Non ci sono dentro soltanto patologi e entomologi, ma ci sono microbiologi del suolo, ci sono biochimici, ci sono fisiologi della pianta, e quindi l'argomento viene affrontato in maniera diversa, molto diversa di come è stato affrontato finora a livello italiano.
Quindi la nostra parte è fondamentale in questo. Cioè, quello che diceva prima la domanda tua, noi dobbiamo guardare l'intero agroecosistema, quindi ripristinare quella che è la fertilità dei suoli, ripristinare attraverso le buone pratiche agricole, quelle che sono state inserite anche nelle linee guida, quello che stiamo cercando di trasferire in pratica agli agricoltori. Quindi, perché conosciamo bene cosa vuol dire ripristinare la fertilità microbiologica del suolo, cioè quello, anche la misura della Regione Puglia di finanziare, di dare un contributo 380 euro a ettaro per chi apporta amendanti o fa il sovescio, quello molto intelligente, perché si ritorna un po' a dare importanza a quello che è l'importanza, cioè il suolo, l'intero sistema, cioè io devo partire dal suolo, devo ripristinare la fertilità del suolo e poi devo convincere gli agricoltori a fare le potature, a fare le buone pratiche agricole. Dando gli ammendanti compostati, oltre al carbonio io apporto diversi elementi minerali, e li vedremo, non c'è bisogno di concimare, perché all'interno del compost ci sono diversi quantitativi di azoto, fosforo, potassio e anche di altri elementi che vanno a soddisfare le esigenze della pianta. Quindi il discorso degli antagonisti, rifertilità microbiologica, svolgono un ruolo molto importante nella difesa non soltanto delle piante, ma di tutti gli esseri viventi, perché interagiscono in questo caso con le radici per rendere le radici più efficienti a assorbire l'acqua e gli elementi minerali, bloccano, fanno da antagonisti verso i patogeni. Alcuni entrano dentro il sistema climatico, gli endofiti mi producono metaboliti secondari che mi contrastano la malattia, mi aumentano le resistenze delle piante o la tolleranza della pianta. E qui non è che sto raccontando storie da quando il nostro gruppo ha preso posizione, perché abbiamo prove di 16 anni sull'olivo, abbiamo iniziato a utilizzare le acque reflue urbane e a fare una gestione sostenibile un olivetto privato a Ferrandina dal 2000, e quindi ci sono, e qui l'intelligenza di chi gestisce i fondi. L'agricoltura oggi non deve offrire soltanto il prodotto da consumare, che è molto importante e che dobbiamo trovare la sostenibilità economica, ma l'agricoltura assolutamente deve offrire anche altri servizi alla comunità, al nostro pianeta. È chiamata oggi in maniera urgente a offrire anche questi servizi, e questi servizi devono essere pagati dalla comunità. Carbonio. Se io utilizzo la misura che mi mette a disposizione la Regione Puglia, 380 euro per distribuire 10 tonnellate di compost secco, non 380 euro, io lo compro gratis il compost e apporto nel suolo carbonio e elementi minerali, carbonio faccio il riciclo, il riuso, carbonio che altrimenti sarebbe stato buttato via, elementi minerali che sarebbero stati buttati via. E qui bisogna capire le potenzialità che ha il suolo agricolo per accumulare carbonio atmosferico. Un aumento dell'1% del carbonio nel suolo vuol dire 260 tonnellate di CO2 se io aumento fino a 50 cm di profondità il carbonio dell'1%. 260 tonnellate di carbonio, di CO2. Le potenzialità sono enormi. Attualmente siamo in Puglia e al sud in generale, siamo al valore soglia del 0,8-0,9-1% di carbonio nel suolo, quel valore soglia che viene definito come i suoli, se vanno al di sotto dell'1%, desertici dal punto di vista microbiologico, non c'è vita. Compost, la misura della Regione Puglia. Allora, qui parliamo di cultura diversa, di trasferire agli agricoltori, ma non soltanto agli agricoltori,
quello di far capire cosa noi buttiamo via ogni giorno dalle nostre case, la matrice umida, non soltanto la matrice umida. Quindi io devo produrre compost, assolutamente, dal momento che non c'è quell'agricoltura di 50 anni fa, che c'era ogni azienda ci aveva anche gli animali per fare il letame, quindi oggi non c'è questa possibilità. Allora l'unica possibilità che ho è quella di utilizzare il compost, quindi la coltura della raccolta differenziata, perché la matrice più importante per fare compost è la parte umida. Vedete cosa contiene il compost dentro? Se io sono intelligente, chi fa la produzione del compost può anche produrre compost finalizzato alle varie colture. C'è questa possibilità, anche spendendo qualcosa in più. Vedete cosa contiene il compost dentro? Oltre al carbonio, 33%, contiene diversi elementi minerali. Se io vado a guardare cosa contiene questi elementi minerali che contiene dentro, che sono diversi quantitativi di azoto, se distribuisco 15 tonnellate di compost al 30% di umidità, distribuisco circa 228 unità di azoto per ettaro, 34 unità di fosforo, 131 unità di potassio. Non ho bisogno di concimare, in particolare con l'olivo, che di solito non concimano perché è una cultura poco redditizia. Quindi il compost, la regione Puglia me lo regala. Il compost me lo regala, è un altro aspetto. Chi produce il compost, ci sono impianti di compostaggio in Puglia, meno male, negli ultimi 10 anni la Basilicata non ha nessun impianto di compostaggio. Quando abbiamo iniziato le prove nel 2002-2003, portavamo il compost dal Veneto, con le conseguenze sull'impatto ambientale. Allora, c'è bisogno di produrre più compost, compost certificato, compost di qualità. Quindi se io arricchisco il suolo con compost, con sostanza organica, aumento la fertilità microbiologica, e questo lo potete vedere sul nostro campo di Ferrandina: su un grammo di sostanza di suolo secco, nel nostro suolo c'erano 214.000 funghi rispetto a 29.000 in quello gestito in maniera convenzionale. I batteri 36 milioni rispetto a 10 milioni. Abbiamo creato un sistema complesso, un sistema meno fragile agli stress biotici e abiotici. Non soltanto nel suolo, ma anche sulle piante, sulle foglie, sul frutto. Abbiamo completamente cambiato l'ecosistema. Quindi ci sono diverse pubblicazioni su questo, che se io arricchisco il suolo con i microrganismi, arricchisco anche all'interno del sistema la linfa xilematica, mi produce la pianta metaboliti secondari, alcuni di questi microrganismi entrano dentro la linfa e mi contrastano malattie. Non vi dico qui, anche sulla xylella hanno fatto, ci sono dei lavori in bibliografia. Vado avanti, ecco, non è soltanto la pianta, se qualcuno di voi, ero 2 settimane fa con un professore americano di storia, era qui in giro perché l'anno sabbatico ha scritto anche dei libri sull'Italia e mi ha raccontato questa storia, mi ha mandato la documentazione, proprio studi fatti in Finlandia, al confine con la Russia, con un livello di vita molto diverso, geneticamente le popolazioni e condizioni climatiche le stesse, certe malattie erano 10 volte superiori in Finlandia rispetto a quella accanto alla Russia. Cioè qui il titolo è i paesi sviluppati sono troppo puliti per il loro bene, per certi malati, troppo puliti per il loro bene. E quindi è quello che stiamo cercando di creare con le piante, cioè creare lo sporco, cioè sostanza organica.
aumentare la sostanza organica, aumentare la biodiversità microbiologica. Non soltanto questo. Allora, c'è un ritorno economico se un'azienda vuole veramente investire. Sempre più consumatori mi chiedono di certificare l'impronta del carbonio del prodotto. Allora, le nostre prove, le nostre sono 15-16 anni, se io utilizzo, diciamo, un sistema sostenibile, per ogni bottiglia, per ogni litro di olio che vendo, lascio nel mio sistema 7 kg di CO2. L'altro sistema convenzionale, per ogni litro di olio, mi emette nell'atmosfera 19 kg di CO2. È un sistema che continua a inquinare, mentre l'altro sistema accumula. E sono questi gli aspetti che mi dovrebbe prendere in considerazione chi gestisce le risorse per investire in questa direzione. E questa, come vi dicevo prima, la misura della Regione Puglia, 374 euro per chi utilizza amidanti organici, per chi utilizza il sovescio 290 euro. È lì che dobbiamo investire, per creare anche una cultura diversa, non sono i soldi soltanto, perché finora i soldi nel settore olivicolo sono stati dati a livello europeo sulla base della produzione per ettaro, che hanno rovinato il settore olivicolo. E quindi, quale altro servizio offre questa agricoltura? Sul ciclo dell'acqua. Sul ciclo dell'acqua. Perché? Perché se io miglioro la struttura del suolo, il contenuto in sostanza organica, miglioro la penetrazione dell'acqua nel suolo, nei strati profondi, e vado a ricaricare la falda. Vado a ricaricare la falda. Quindi le piogge, quando mi arrivano delle piogge, io devo far di tutto affinché quell'acqua delle piogge rimanga nel suolo e mi vada a ricaricare le falde. Non che diventino acque superficiali e mi creano allagamenti. È quello che non si prende in considerazione quando succedono gli allagamenti. Si parla dei canali, si parla di manutenzione, si parla di questo, ma non si parla di quello che abbiamo fatto nel suolo agricolo. L'abbiamo rovinato, il suolo agricolo ha perso la sua capacità di immagazzinare l'acqua. E qui lo potete vedere, nel nostro sistema, dopo 10 anni di gestione sostenibile, la velocità verticale della penetrazione dell'acqua era 160 mm rispetto a 13 mm in quello convenzionale, misurato alla profondità dove il suolo veniva lavorato. Il discorso della perché puntiamo anche sul discorso del recupero delle acque reflue urbane, visto che nel settore olivicolo in Puglia non possiamo consigliare di utilizzare acque di buona qualità, perché se c'è un attacco di xylella o di qualsiasi malattia, in particolare che mi vada a danneggiare una parte dei vasi xilematici, i vasi xilematici dell'olivo, che hanno un diametro di 30-50 micron rispetto a 200 della vite, cioè milioni di vasi, allora se mi vengono danneggiati una parte di questi vasi, se nel suolo c'è acqua, ci sono elementi minerali, la pianta reagisce, non muore. Questo l'hanno visto anche nella vite, con la xylella. Piante in stress idrico soffrivano immediatamente e morivano, mentre piante mantenute in condizioni idriche ottimali e con nutrizione equilibrata, le piante andavano avanti. È quello che si sta facendo con l'actinidia, con la batteriosi dell'actinidia, che sono 86% delle piante di Nuova Zelanda sono attaccate dalla batteriosi e si convive attraverso le buone pratiche agricole. Quindi il discorso delle acque reflue è un'altra misura, anche quella intelligente, che ha cominciato la Regione Puglia a investire. Quella lettera di interesse che ha mandato dei comuni per cercare di progettare. Anche qui, il campo di Ferrandina dal 2000 noi utilizziamo una parte delle acque reflue urbane trattate per irrigare un ettaro di oliveto. E ora abbiamo presentato il progetto all'acquedotto Lucano per irrigare con le acque di un comune di 10.000 abitanti 180 ettari di olivetti, con dei vantaggi notevoli.
vantaggi per quanto riguarda il recupero dei concimi che ci sono dentro, altrimenti questi concimi li avremmo buttati via. I costi per trattare le acque reflue urbane e utilizzare il settore agricolo mi costa 25 centesimi metro cubo, mentre trattarli per sversarli nelle acque superficiali mi costa 34 centesimi metro cubo. E noi sulla bolletta, almeno in Basilicata, paghiamo 45 centesimi per metro cubo per la depurazione delle acque. Non è soltanto questo. Avere le acque per irrigare, qui potete vedere, raddoppiamo, triplichiamo la produzione per ettaro. Quindi si rende questa coltura sostenibile dal punto di vista economico. Possiamo richiamare i giovani a stare e a lavorare in questo settore, perché come è attualmente quella dell'agricoltura non è sostenibile dal punto di vista economico. Anche qui, Puglia, qui sono i numeri. Quanti sono, diciamo, la situazione, dove vengono sversate queste acque? E accanto, sotto, vedete quanti milioni buttiamo via con l'acqua? 8.360 tonnellate di azoto ogni anno. Buttiamo via 456 tonnellate di fosforo, 7.700 tonnellate di potassio con le acque reflue. Andare a scavare pozzo per utilizzare in Puglia, per utilizzare le acque per irrigare, mi costa, se vado a 150 metri di profondità, mi costa 40 centesimi metro cubo di energia per il pompaggio. Un altro problema grosso è che, attenzione, si va verso la salinizzazione dei suoli, perché utilizzando le acque da quella profondità io distribuisco, dando circa 3.000 metri cubi di acqua per ettaro ogni anno, 300 kg di calcio, 3 tonnellate di cloruri nel suolo, attenzione, 3 tonnellate di suolo, 72 kg di nitrati che servono e 4 tonnellate di sali di sciolti. Attenzione, si va verso la salinizzazione, perché visto che la piovosità è così limitata, non mi può dilavare questi sali e portarli in profondità, riportarli di nuovo nella falda. Allora si accumulano questi sali nel suolo e fra 20 anni, 30 anni avremo grossi problemi di accumulo di sali. E questa è la lettera che ha inviato ai comuni, e queste sono misure intelligenti. Dobbiamo convincere i comuni ad andare in quella direzione. Potatura è il mezzo più semplice che avevamo in mano. Subito, quando si è presentata la xylella, il mezzo più semplice, intervenire subito per convincere gli operatori a intervenire. Sulla base anche di quello che hanno fatto altri, su altre specie, con altri ceppi, e qui li potete vedere. Io avevo chiesto a chi ha utilizzato i fondi per fare la ricerca se per favore mi potevano dare una risposta. I primi sintomi, quando si manifestano con il ceppo Codiro, a quale distanza dal primo sintomo si trovava il batterio, perché per regolarmi con la potatura, lo fanno sugli agrumi. E qui, e finisco, c'è una carenza forte sulla informazione e sulla formazione. Noi lavoriamo nei laboratori e purtroppo le conoscenze rimangono nel laboratorio o al massimo facciamo qualche pubblicazione per dimostrare che abbiamo prodotto qualcosa per andare avanti con la nostra carriera. Non facciamo trasferimento di innovazione. Una volta c'erano i divulgatori, quando arrivai dalla Toscana in Basilicata, ho partecipato alla formazione dei divulgatori. Ma non c'è nemmeno un'ora, cioè, diciamo, dei divulgatori di allora che veramente faccia i divulgatori in campagna. Allora, e qui ci sono dei soldi, la Regione Puglia, come tutte le regioni, attenzione però che questi soldi non vengano utilizzati come sono stati utilizzati finora,
perché spuntano continuamente organismi accreditati per fare formazione e non fanno formazione, non fanno divulgazione. Attenzione, non fanno formazione, non fanno divulgazione seria. E qui va, si apre un discorso serio che dobbiamo affrontarlo. Vi ringrazio. Allora, o tutti presenti conoscevamo, no, le idee del professor Xiloyani, se le condividiamo e continuiamo a condividerle. Io personalmente volevo fare una domanda che non è provocatoria di più, ma l'associazione di categoria, per quanto riguarda la formazione e l'informazione, dovrebbero aiutarci, e poi avremo qualcuno che da questo punto di vista però è dalla nostra parte e che ci aiuta a divulgare la nostra idea di agricoltura e di salvaguardia degli olivi. Io lascerei la parola subito al professor Scortichini del CREA per dirci a che punto siamo con la sua di ricerca. Come si va avanti, Paolo? Toccando? Sì, Paolo, sei benissimo. Okay. Buonasera a tutti e ringrazio gli organizzatori di questo incontro per darmi la possibilità di mettervi al corrente di questa prova che ormai ha superato abbondantemente l'anno e si avvia al secondo anno. Qui, come vedete, ho portato quello che circa un mese fa a Valenzano è stato mostrato al convegno internazionale organizzato dallo IAM di Bari per quanto riguarda le conoscenze su Xylella fastidiosa. Prima di iniziare sull'approccio scientifico vorrei chiarire per così alcuni concetti che credo siano importanti sottolineare quando ci si approccia alla difesa delle piante, perché magari poi anche su alcuni titoli giornali possono per così dire passare dei luoghi comuni che il sottoscritto magari non pensava e che comunque sono al di fuori di quello che è l'approccio della fitoiatria ma dei patologi generali in generale nei confronti delle malattie delle piante. Lo scopo principale della nostra sperimentazione è quello di individuare uno strumento tra gli altri, quindi non l'unico, nessuno ha avuto la pretesa di poter dire con un solo prodotto si risolve tutta questa faccenda enormemente complessa. Poi questo strumento è per il controllo, non per l'eliminazione del batterio nella pianta, ci faceva l'accenno prima il professor Perrino. In patologia vegetale si controllano le malattie, cioè il controllo significa riduzione dell'incidenza, della severità della malattia ad un livello accettabile per la produzione della cultura. Della serie faccio dei trattamenti, non elimino completamente il batterio o il fungo, la pianta continua a vivere, a produrre e io ottengo un controllo. E questo è il nostro scopo. Quello che succede in tutte le malattie delle piante, noi operiamo un controllo che non deve essere confuso con l'eliminazione, che è la riduzione a zero dell'incidenza di una malattia in una particolare area geografica. Questo non esiste nel controllo delle malattie, c'è sempre un concetto di convivenza e di riduzione dell'inoculo del patogeno sotto una certa soglia. Questo è il nostro scopo, dove unitamente alle altre pratiche, come appunto vedremo dopo, si pensa di poter convivere anche con Xylella, cioè trattare Xylella come un patogeno sia pur da quarantena, ma che mettendo insieme una serie di strategie comuni si riesce a convivere senza necessariamente passare per l'eradicazione e il taglio delle piante. La scelta dei prodotti con cui effettuare queste prove dovrebbe preferibilmente basarsi su conoscenze scientifiche già esistenti sulla possibilità ed efficacia del controllo. Quindi far affidamento su alcune prove pregresse e svilupparle a seconda delle nostre esigenze. Le prove di efficacia debbono durare almeno 2 anni e poi il risultato finale dovrebbe essere questo, cioè un prodotto calibrato in grado di ridurre la presenza del batterio nella pianta, cioè io devo sapere che se somministro un prodotto a tale dose in quel periodo dell'anno ottengo una riduzione della presenza del batterio all'interno della pianta del, io ho messo delle cifre indicative, 40-60%, è quello che verificheremo quest'anno grazie a tecniche di biologia molecolare, dove noi sapremo a seguito dei nostri trattamenti di quanto la presenza del batterio si è ridotta all'interno dell'olivo. Questo è. Quindi alla fine uscirà fuori
e lo verificheremo se questo prodotto, che finora sta dando buone indicazioni, mi riduce la presenza di xylella di una certa soglia. Quindi è un punto d'arrivo non da poco, perché in pochi anni si ha uno strumento calibrato per questo target, dove insieme alle strategie che ci accennavano in precedenza posso cominciare a vedere la gestione del problema sotto un'altra ottica. Vedete alcune frasi in inglese perché le ho volute lasciare. Quali sono le basi scientifiche preliminari della scelta del composto, cioè perché noi ci siamo rivolti a questo composto? Non è stata una scelta casuale, ci sono dei principi basi. Qui vedete il meccanismo con cui biologicamente xylella fastidiosa porta a morte la pianta. Queste masserelle che intravedete sono agglomerati, si chiamano biofilm, di batteri di xylella fastidiosa che occludono i vasi xilematici, strozzano la pianta e in breve tempo si hanno quei sintomi che vediamo, cioè il disseccamento progressivo prima della foglia e poi dei rami. Questo meccanismo è universale per xylella fastidiosa. Prima avete visto gli agrumi, in alto a sinistra vedete la vite e in basso una foglia di oleandro. Sempre la stessa storia, queste masserelle occludono i vasi di trasporto, l'acqua non passa più e la pianta in un tempo più o meno lungo viene a morire. Ecco, il nostro spunto parte da questo lavoro effettuato negli Stati Uniti dal gruppo del professor De La Fuente, dove indicano negli ioni zinco e rame una fortissima capacità di inibizione di questi biofilm. Qui vediamo proprio una prova, praticamente loro hanno somministrato in maniera differenziale a xylella fastidiosa in vitro e in pianta delle dosi crescenti di alcuni microelementi e hanno visto che tra tutti quelli assaggiati, ne hanno assaggiati una quindicina, gli ioni rame e zinco, superate una certa soglia, inibiscono completamente la formazione di quel biofilm. Qui vedete la curva che sale, all'aumentare della soglia c'è quel precipizio, significa che il batterio non si accresce più, non si moltiplica più. E questo è la stessa cosa anche con lo zinco, vedete che a una certa soglia il biofilm in xylella fastidiosa non si forma più. Il prodotto che noi utilizziamo contiene il 4% di zinco, il 2% di rame, oltre all'acido citrico, che è un po' il veicolo con cui questo prodotto viene messo nella pianta. Quali sono allora quello che in inglese si chiama rational, cioè la logica che sottintende alla prova che noi stiamo effettuando con xylella fastidiosa? Sono questi quattro punti, cioè il prodotto che utilizziamo deve essere battericida nei confronti di xylella attraverso dei saggi che, come avete visto, possono essere effettuati in vitro. Deve essere sistemico, cioè non deve funzionare solo in piastra, io devo verificare che il prodotto che do alla pianta entra effettivamente all'interno della pianta stessa, quindi mi trasporta il prodotto. Perché? Perché il bersaglio sono proprio quelle cellule di xylella che si annidano nello xilema stesso. Deve ridurre la presenza del batterio lungo la stagione e deve lavorare, ovviamente, deve funzionare su alberi fortemente infetti dalla malattia, accertati precedentemente per la presenza di xylella fastidiosa. Tutte cose che noi stiamo verificando e che ci porteranno entro quest'anno a appunto calibrare questo prodotto. Non siamo da soli in questa avventura, a parte il gruppo locale, ci siamo in qualche modo fatti affiancare dal dottor Chen, che è uno specialista di xylella, un batteriologo come il sottoscritto, ci conosciamo da 30 anni e lui è tra gli altri è stato coinvolto in California nella identificazione dell'altra sottospecie multiplex, sempre suo olivo, dove è stato visto che in California questa sottospecie non è un patogeno primario per l'olivo e quindi diciamo viene considerato come una pianta ospite secondaria. Bene, noi abbiamo mandato il prodotto in California al dottor Chen e qui vedete dove è scritto sotto il prodotto il Dentamet in basso, vedete quei pozzetti, dentro quei pozzetti è stato messo il prodotto e se vedete aguzzando gli occhi negli altri quadranti, ad eccezione di quello in basso a sinistra, vedete delle striscettine, quella è la crescita del batterio, si chiama fastidiosa proprio perché è difficile farlo crescere in questi substrati, ci mette molto tempo e vedete che in tutte le altre tre quadranti c'è la crescita del batterio, nel pozzetto dove è stato immesso il batterio alle dosi di lavoro c'è un bel alone di inibizione che sta a significare che il batterio è stato inibito dal prodotto. Quindi
Dottor Chen ha una collezione molto ampia di ceppi di Xylella, compresi la pauca, quindi ha potuto verificare l'efficacia molto ad ampio spettro del prodotto. Il secondo punto era quello di dimostrare la sistemicità del prodotto. Purtroppo qui per questioni di tempo non possiamo mostrare un filmino effettuato dal gruppo di Terra Nostra con cui abbiamo collaborato per questa parte, qui in sala è presente il dottor Marangi, dove hanno fatto un egregio lavoro con le pompe elastomeriche e anche puntuali tramite l'endoterapia. Allora, praticamente hanno somministrato il prodotto ad alberi piuttosto adulti e anche giovani, hanno somministrato sia in maniera puntuale, cioè localizzata, che in maniera continuativa per un paio di giorni attraverso queste pompe che si usano anche in chirurgia per le operazioni, e hanno, ecco qui vedete un attimo il sistema, e hanno potuto verificare la capacità, come vedremo poi, con delle sezioni longitudinali dell'albero, che appunto nel filmino sono molto evidenti, che questo prodotto trasloca molto efficacemente dal punto in cui viene immesso in tutta la pianta. Qui vedete l'inizio sulla sinistra, il 20 maggio del 2005, l'albero trattato in endoterapia in maniera puntuale, cioè con delle punture, con dei fori, vedete il mese dopo già come la pianta era ripartita. Questo due mesi dopo, nel 2015, ad agosto, sempre la stessa pianta, questa è circa due mesi fa, vedete come la pianta è ancora, e questa era una pianta notificata ufficialmente per la presenza di Xylella fastidiosa. La pianta sta ancora lì e proseguiremo le prove e accerteremo quest'anno la riduzione effettiva. Questa è Nogliarola. Oh, ma questo è 10 giorni fa, riferito al 20 di aprile, quindi era il 10 aprile, la stessa pianta sotto due. Oh, però ovviamente mi dirai, dice, tu l'hai provato in endoterapia, non possiamo pensare di fare l'endoterapia al di là degli alberi monumentali come sistema, quindi abbiamo voluto verificare se anche con la nebulizzazione classica il prodotto traslocasse. Quindi sempre lo stesso gruppo ha effettuato un altro egregio lavoro mescolando al dentamet la safranina, che sono dei coloranti che si usano, anche il blu di metilene, nebulizzando e verificando la safranina a quella dose all'1% è fitotossica, per cui essendo traslocata dentro mediante il dentamet ha potuto produrre quei danni che vedete sulla destra, ha bruciato le foglie, praticamente questo prodotto, il trucco di questo prodotto, di cui sappiamo un po' poco perché è un brevetto israeliano, credo di aver intuito, è proprio la forte sistemicità, cioè la capacità che ha questo idracido di acido acetico di portare in circolo questi ioni, rame e zinco. E qui ne sono le prove, vedete nel giro di pochi giorni come la safranina ha praticamente distrutto. Guardate come migra. Questi sono praticamente quegli arrossamenti e la safranina che è entrata dentro il tessuto legnoso, cioè praticamente questo prodotto arriva nell'oxilema che è il nostro bersaglio. Quando invece aggiungiamo solo la safranina, vedete che da sola non ce la fa, le foglie esterne sono belle colorate di rosso, anche i rami, ma sono sane, non sono avvizzite, significa che da sola la safranina non penetra all'interno della pianta, resta lì. Oh. Questo qui ve lo traduco in inglese perché la prova è abbastanza complessa, noi ci siamo serviti della collaborazione di alcune università e lo faremo anche in futuro, l'Università di Bologna, l'Università di Lecce e l'Istituto del CREA, un istituto di patologia vegetale, con i quali verificheremo appunto il discorso centrale ormai per quest'anno. Al di là della riduzione dei sintomi vogliamo vedere di quanto questi trattamenti riducono la presenza del batterio all'interno della pianta. Per far questo c'è bisogno di tecniche molecolari piuttosto sofisticate che ci consentano di quantificare la presenza del patogeno all'interno della pianta. Io vi mostro solo una prova delle tre, anche perché il tempo ce l'abbiamo limitato. Noi abbiamo effettuato la prova in tre comuni, Galatina, Galatone e Veglie, per un totale di 110 alberi adulti, metà trattati e metà no. Cosa abbiamo fatto? Importante anche questo, per ogni albero è stato misurato nel corso dell'anno il numero totale, dopo sette rilievi, del numero di rametti che si avvizzivano. Praticamente abbiamo monitorato l'andamento della malattia da aprile a novembre e abbiamo tradotto questo in numeri per poter effettuare delle analisi statistiche. Ovviamente questo riguarda la riduzione dei sintomi, è la terza fase.
quindi battericida, sistemicità, riduzione dei sintomi, adesso dobbiamo calibrare la riduzione del batterio. Quindi per ogni albero, i 110 alberi trattati, quelli trattati e non trattati, è stato verificato ogni mese più o meno il numero di germogli che via via andava comparendo, quindi segno della malattia, che ovviamente su tutti gli alberi è stata verificata la presenza di Xylella fastidiosa, e sono state effettuate delle scale di severità, e poi è stato fatto appunto questo test che ci ha consentito di verificare la presenza del batterio. Questo è il piano sperimentale, sono dei blocchi, dei parcelloni contrapposti di piante trattate e non trattate, questo è lo schema del trattamento, vedete la varietà Oliarola, 70 anni, considerato molto severo il grado di infezione, da dover essere eradicato, perché questa è una di quelle aziende che dovevano essere eradicate in parte per gli alberi notificati, dove appunto era stato ufficialmente verificata la presenza del batterio. Sono state effettuate 6 trattamenti, quella è la dose, 5 kg a ettaro, da aprile a giugno, sospensione in estate e ripresa con 2 trattamenti a fine estate e inizio autunno, settembre-ottobre. Ecco, qui vedete nella parte grafica in alto a verde l'andamento della malattia che è scesa, c'è una piccola ripresa dopo l'estate, vedremo il perché, e poi c'è anche successivamente la discesa, mentre nelle piante non trattate il numero dei germogli conteggiato è aumentato via via nel corso della stagione in maniera progressiva. Questo è lo stesso andamento, soltanto segnalato graficamente in un altro modo per potervi dimostrare la significatività statistica effettuata con 2 test stringenti, proprio calibrati per quanto riguarda proprio l'analisi di campo. Vedete quei numeri che le lettere accompagnati da lettera diversa A e B, quando le lettere sono diverse significa che il trattamento che io ho effettuato ha una valenza statisticamente significativa, cioè la differenza nei numeri che ho trovato è dovuta al mio trattamento, quindi al prodotto che ho dato, perché? Perché mi ha determinato un numero di germogli morti inferiori. Ecco qui alcune piante, come si presentavano subito dopo il trattamento, quindi vedete un prodotto che entra velocemente e la pianta reagisce molto velocemente a questo prodotto in maniera significativa, emettendo nuovi germogli. Questo è una gravità d'attacco, considerando un altro modo di esprimere la gravità, vedete quelle colonnine marroncini, arancioni, significano nel corso della stagione, man mano che si va avanti, nelle piante non trattate aumentano i rami molto colpiti. Al contrario, vedete che a parte il momento iniziale, nelle piante trattate questo numero via via diminuisce e a fine stagione non ci sono più rami molto colpiti. Qui vedete la velocità, trattamento il 24 aprile, trattamento il 18 giugno, vedete come il germoglio ha risposto velocemente, qui siamo a settembre, guardate la differenza tra trattato e non trattato, ecco queste piante che cominciano ad avere anche qualche attacco oltre Xylella, c'è qualche tentativo di pirateria in corso su questa azienda, ma comunque resistono anche agli attacchi pirateschi e noi andiamo avanti. Qui vedete un'altra pianta, ecco, sto concludendo, una cosa che volevo sottolineare è che l'anno scorso, e questo ci dà un grosso spunto di positività per questa prova e penso per le prove che si stanno conducendo in questo senso, cioè il controllo di Xylella, forse non è passato inosservato, però se lo è stato ve lo dico io, lo sono andato a trovare sulla rete, e praticamente in provincia di Lecce l'anno scorso, tra luglio e agosto, ci sono stati 40 giorni consecutivi dove ogni giorno la temperatura massima è stata superiore alla media storica tra 1 e 4 gradi, quindi per 40 giorni consecutivi tutti questi alberi, oltre alla Xylella, hanno subito lo stress da caldo, e se quindi sono rimasti in piedi finora significa che siamo sulla strada buona. Speriamo quest'anno di chiudere la prova con questo lavoro molecolare. Questo è quello che già vi ho detto.
E va bene. Con questo vi ringrazio per l'attenzione. Ok, un'altra ricercatrice a noi nota, la professoressa Antonia Carlucci dell'Università di Foggia. Vediamo anche la sua di ricerca, che punto è, quella fatta con prodotti aventi differenti attività abbinati alle buone pratiche agronomiche. A che punto siamo? A lei. Che sei andato? Scappano tutti. Grazie per l'invito che mi è stato rivolto dalla dottoressa D'Amato, questo incontro molto importante. Allora, sono problemi tecnici. Innanzitutto, come avete già potuto vedere, la mia prima diapositiva riportava un campo di ulivi. Ecco qui, forse ci siamo. Allora, come potete vedere, il campo di ulivi in questo caso è seriamente compromesso. Questa è una foto che abbiamo scattato giugno-luglio 2013 e ovviamente la prima impressione che abbiamo avuto recandoci in questi uliveti è la prima sensazione è stata: sicuramente c'è tanta trascuratezza, ci è sembrato un uliveto abbandonato un po' a se stesso, sicuramente da molti anni, per cui ci siamo posti diversi quesiti, ovviamente sempre nel Salento, sì, era uno degli uliveti ritenuti affetti da xylella. Quindi il sintomo classico, come vedete, è quello riportato in questa immagine. Io volevo un attimo ritornare sul discorso della definizione. Tutti conoscete la definizione di Codiro. Questa è derivata dal fatto che inizialmente i sintomi fossero piuttosto confusi, aspecifici, e ritenendo che fossero coinvolti, almeno questo inizialmente, che fossero coinvolti più fattori, tra fattori abiotici e fattori biotici. Tralasciando un attimo quelli abiotici, concentrandoci sui fattori biotici, sono stati indicati quindi inizialmente come responsabili principali del sintomo del Codiro, funghi lignicoli, insetti e ovviamente anche il batterio xylella fastidiosa. Successivamente però funghi ed insetti sono stati considerati dei responsabili secondari, cioè dei patogeni che sovraggiungono successivamente agli attacchi di xylella e quindi in quanto tali non primari ma patogeni secondari, per cui i sintomi che sono stati che si osservano sono completamente attribuiti a xylella fastidiosa. Io in questa diapositiva riporto alcune immagini, questi sono sintomi del legno causati principalmente da funghi lignicoli del genere Phacoemonium, Phacoemoniella, ci sono anche agenti di carie, quindi le varie forme di poria e quant'altro, quindi ci sono principalmente i funghi in questi, cioè gli attori principali di questi sintomi sono appunto i funghi, quindi io non terrei da parte l'azione o il ruolo dei funghi e degli insetti contemporaneamente. A proposito degli insetti, è stata osservata e tuttora, ogni volta che ci richiamo, anche di recente, poco meno di una settimana fa, venerdì scorso, ci siamo recati in altri uliveti che non avevano grandi manifestazioni di xylella, eppure abbiamo osservato dei ciuffetti di vegetazione disseccati e analizzando un po' le varie branche ci siamo resi conto che c'erano le gallerie scavate, quindi prodotte dall'insetto Zozzera pirina, cioè il rodilegno giallo. Quindi c'è una fortissima infestazione di questo insetto, il quale non fa altro che aprire la pista anche ad altri insetti secondari, cioè erbicidi, coleotteri e così via, nonché batteri e ovviamente funghi.
Ogni volta che abbiamo fatto degli isolamenti in prossimità delle gallerie abbiamo isolato funghi tracheomicotici. Faccio una piccola premessa, si tratta degli stessi funghi tracheomicotici che sulla vite causano il mal dell'esca e che sono responsabili molto spesso del colpo apoplettico, ciò significa morte improvvisa della pianta. Quindi che abbiano un ruolo secondario, io ci penserei due volte a sottolinearlo, insomma, hanno sicuramente un ruolo importante. Quindi, premesso quanto promesso, ci siamo, il gruppo di lavoro che poi è sorto nel 2015, all'inizio del 2015, praticamente ha deciso di mettere a punto, di perseguire degli obiettivi ben precisi, tra cui per esempio, rendendoci conto dello stato trascurato, dello stato debilitato delle piante, ci siamo chiesti cosa c'è da fare. Sicuramente bisogna mettere in atto delle buone pratiche agronomiche e quelle appunto poi vedremo che sono state messe in atto. Ovviamente valutare nello stesso tempo, in seguito agli interventi che stavamo pensando di fare, valutare la capacità degli ulivi di tollerare la presenza del batterio. Faccio un piccolo inciso a questo proposito. Le piante di olivo del Salento non sono affette soltanto da xylella o soltanto da funghi, ci sono altre malattie, funghi tracheomicotici, ci sono altre malattie che arrecano grossi danni all'olivicoltura salentina. Queste malattie sono la rogna, che è un altro agente batterico, la lebbra, che come ben sapete è un problema molto importante per il territorio salentino, e ovviamente l'occhio di pavone, cioè la cosiddetta Spilocea oleaginea. Cioè tutti questi microrganismi sono presenti sulle piante, però fino ad oggi non ci preoccupiamo più di tanto perché sappiamo relativamente gestirli, cioè nel senso sono dei microrganismi, degli agenti patogeni nei confronti dei quali mettiamo in atto delle attività, delle gestioni fitoiatriche allo scopo di sottrarre le piante alle infezioni e far sì che le piante stesse possano produrre dupe di buona qualità. Quindi ci siamo posti il problema che il batterio xylella fastidiosa potesse essere considerato uno dei tanti patogeni che affliggono l'olivicoltura salentina, perché no? Quindi valutare la capacità delle piante di olivo di sopportare e tollerare la presenza di questo batterio all'interno dei propri tessuti. Permettere in questo modo, attraverso i trattamenti che abbiamo messo in atto e che quindi abbiamo poi messo su un piano sperimentale abbastanza articolato, permette alle piante di contrastare il batterio somministrando alle piante stesse delle sostanze a bassissimo impatto ambientale che avessero delle caratteristiche non di sostanze chimiche o di fungicidi vari, ma semplicemente sostanze che potessero mettere la pianta nella condizione di produrre quelle normali sostanze polifenoliche, cioè le cosiddette fitoalessine, che di per sé hanno azione antimicrobica, cioè riescono da sole in qualche modo a contrastare la presenza dei microrganismi, batterio compreso. Infine ci siamo posti di valutare se è possibile dimostrare se è possibile appunto una convivenza tra il batterio e l'olivo e quindi tra il batterio e il territorio salentino. Sulla base di quest'ultimo obiettivo abbiamo deciso di operare, di mettere in atto le nostre sperimentazioni nella zona rossa, cioè nel territorio che ormai è infetto, quindi non ci siamo occupati della porzione al di là di quella che era definita zona di eradicazione, quindi abbiamo voluto lavorare nella zona in cui le piante sono realmente infette, quindi lo scopo è quello di dimostrare che sia possibile una convivenza. A questo proposito quindi sono state messe in atto due tipi di sperimentazione, una sperimentazione che nel nostro gergo, nel nostro team di lavoro abbiamo chiamato prova statistica, nel senso che in questa sperimentazione abbiamo messo a confronto più prodotti tra di loro, quindi più trattamenti, in realtà abbiamo selezionato 12 prodotti aventi delle caratteristiche ben precise, cioè che non fossero dei fungicidi o delle molecole chimiche, ma che avessero delle caratteristiche tipo concimi, fertilizzanti, induttori di resistenza, biostimolanti e così via. Ovviamente questa prima sperimentazione ha compreso
18 tesi, 12 tesi in cui i prodotti sono stati utilizzati singolarmente, 5 tesi in cui i prodotti sono stati combinati tra di loro, alcuni di questi prodotti combinati tra di loro, è ovviamente un testimone non trattato. Questa sperimentazione è stata condotta in due aziende nell'area, nel comprensorio di Mattino, due aziende tra l'altro molto vicine tra di loro. Un'altra sperimentazione invece sono state coinvolte per quest'ultima sperimentazione altre 7 aziende, tutte quante dislocate nell'area rossa, quindi nella zona rossa del Salento, e in questo caso gli appezzamenti erano un pochino più grandi, gli uliveti erano un po' più consistenti, contenevano circa 30 piante fino ad oltre 100 piante. In queste aziende sono stati utilizzati prodotti singoli, quindi un approccio quasi strategico, cioè uno stesso prodotto utilizzato più volte nell'arco della stagione estiva. Il gruppo di lavoro era costituito, come credo molti già sappiano, da personale dell'Università di Foggia, dal personale tecnico della Copagri, che ovviamente hanno creato una sinergia di lavoro scientifico ma anche tecnico, quindi attività di campo attive molto molto importanti, anche molto faticose per essere sincera, perché comunque la prova è stata enorme, per la prova messa in atto l'anno scorso. E ovviamente poi abbiamo invitato anche i ricercatori dell'Istituto Agronomico Mediterraneo perché potessero in qualche modo prelevare i campioni ed effettuare le analisi al fine di accertare la presenza del batterio sulle piante che stavamo trattando. Questo è un momento in cui i ricercatori dello IAM si sono recati nei nostri campi a prelevare i campioni e quindi ogni pianta è stata etichettata e ben segnalata al fine di poter tornare sempre sulle stesse per il campionamento e quindi verificare la presenza del batterio dall'inizio verso la fine della prova di tutti i trattamenti. In questa tabella è indicato l'elenco dei prodotti che abbiamo utilizzato. Mi piacerebbe soffermarmi di più su ciascuno di questi prodotti per descrivere un po' le caratteristiche, però sono tutti prodotti che hanno un bassissimo impatto ambientale e non potevano che far del bene alle piante, principalmente erano costituiti da fertilizzanti tutto sommato. Per quanto riguarda quindi la sperimentazione che ha visto l'allestimento di 18 tesi, questa prova è iniziata il 21 maggio, purtroppo con un certo ritardo, nonostante volessimo avviarlo un po' prima, avevamo pensato di iniziarlo a marzo, ma non è stato possibile in quanto non sopraggiungevano le dovute autorizzazioni e questo un po' ha rallentato l'inizio del lavoro. Precedentemente, prima di effettuare i trattamenti, le piante di olivo sono state sottoposte a delle attività agronomiche di base, quindi sono state sottoposte ad una drastica potatura allo scopo di eliminare tutte le parti morte, branche anche abbastanza grosse, rami e nello stesso tempo foglie disseccate. Il suolo ha subito anch'esso dei trattamenti, cosa che probabilmente nel territorio salentino è attività che poco effettuata, cioè una aratura a circa 20-30 cm di profondità, in questo caso allo scopo di eliminare le infestanti e quindi indirettamente il vettore della batterio Xylella fastidiosa. I trattamenti sono stati rivolti a piante che avevano intorno ai 70-80 anni su un numero di circa 7-10 piante, il numero è stato piuttosto limitato perché capite bene, volendo concentrare tante tesi in un unico appezzamento abbiamo dovuto fare i conti con i numeri delle piante, ma in ogni caso i risultati sono stati ottenuti anche su 7 piante, per quanto statisticamente sarebbe stato più opportuno avere a disposizione 10 piante. Almeno 10 piante per ogni tesi. In questo caso gli uliveti non furono sottoposti a concimazione e ad irrigazione, ma anche perché gli stessi uliveti non erano muniti di sistema di irrigazione, di un impianto di irrigazione. Quindi abbiamo lavorato praticamente sul secco, tra virgolette, nel senso, come diceva il professor Scortechini,
l'estate è stata molto, molto calda, quindi abbiamo avuto dei picchi di temperature elevatissime, ciononostante abbiamo ottenuto, come vedrete, dei risultati. Questo è uno scorcio degli uliveti, della sperimentazione che abbiamo messo in atto, piante sulle quali abbiamo posto ovviamente delle sigle per il riconoscimento delle piante, alcuni momenti dei trattamenti effettuati direttamente in campo. I trattamenti sono stati condotti sia per via fogliare o per via radicale a seconda delle prescrizioni fornite dallo stesso produttore del prodotto utilizzato. Complessivamente abbiamo effettuato circa 6 trattamenti, ogni trattamento era intervallato da circa 25-35 giorni l'uno dall'altro. Come potete vedere, all'inizio avevamo delle piante completamente prive di vegetazione, verso la fine della sperimentazione le piante cominciavano ad avere una bella chioma folta di un verde brillante. In questa diapositiva vedete un po' alcune immagini, no? Scattate in momenti diversi di tutte le prove effettuate, andando dal 17 giugno fino al 5 ottobre, e come potete notare le piante via via si sono sempre arricchite di vegetazione, di una vegetazione sana, robusta e altrettanto vigorosa, nonostante avessero subito delle potature drastiche. La seconda sperimentazione, cioè quella in cui abbiamo utilizzato 7 uliveti e in ciascun uliveto utilizzato 8 prodotti, alcuni di questi combinati tra di loro, anche in questo caso gli uliveti sono stati sottoposti a drastica putatura, i terreni arati al fine di eliminare le infestanti e quindi i vettori del batterio. Vado un attimo veloce, così vado direttamente un po' ai risultati. In quest'ultimo caso però gli uliveti hanno subito una normale gestione, perlomeno quella che l'agricoltore o l'olivicoltore metteva normalmente in atto, quindi le piante sono state concimate così come prevedeva il piano aziendale e irrigati laddove era predisposto un impianto di irrigazione. Per quanto riguarda i rilievi, non potendo prelevare campioni di materiale vegetale per poterlo analizzare direttamente in laboratorio per ovvi motivi di autorizzazione, ci siamo limitati ad effettuare delle indagini fisiologiche in campo. Avremmo potuto fare di meglio, però purtroppo le condizioni non ci hanno permesso di fare di meglio e quindi ci siamo limitati a fare soltanto questo tipo di rilievo, che ha rappresentato in primis per la valutazione dello sviluppo vegetativo. Abbiamo effettuato la conta delle foglie sull'ultimo rametto emesso in seguito ai trattamenti. Qui vedete delle immagini che parlano un po' da sé: abbiamo una folta chioma rigogliosa, dei rametti molto, molto folti di foglie. In questo caso, sintetizzando un po' i risultati che abbiamo ottenuto nella sperimentazione in cui c'erano le 18 tesi, possiamo dire che i prodotti che hanno manifestato il maggior sviluppo vegetativo sono stati il nuovo prodotto di nuova formulazione, che è inoltre in corso di registrazione, che è a base di rame complessato, è l'acibenzolar S-metile. Per quanto questo prodotto, soprattutto utilizzato verso la fine, cioè l'ultimo trattamento è stato fatto il 5 ottobre, questo prodotto alla fine della sperimentazione non ha permesso la lignificazione degli ultimi internodi, quindi andrebbe utilizzato limitatamente nel tempo e non oltre, perché abbiamo riscontrato un effetto collaterale da questo punto di vista. Le migliori medie rilevate sono riportate, come potete vedere, cerchiate in questa tabella, e le migliori medie sono state raggiunte laddove erano presenti il prodotto IRF, il prodotto di nuova registrazione, e il Bion, però con le dovute cautele a proposito del Bion. Per quanto riguarda l'indice della clorofilla praticamente, ripeto, è stato uno dei pochi strumenti che potevamo utilizzare in campo, e quindi non potendo portare campioni in laboratorio non abbiamo fatto altre indagini, però in questo
caso l'indice clorofilla ci ha dato un valore importante che stava a misurare la capacità nutritiva, cioè lo sviluppo vegetativo e quindi la capacità nutritiva dei trattamenti effettuati, cioè i trattamenti hanno spinto dal punto di vista nutritivo le piante e l'abbiamo visto attraverso l'indice di spaldo, l'indice della clorofilla. Una cosa molto importante è che l'indice della clorofilla era tanto più alto soprattutto in quelle tesi dove erano stati abbinati dei prodotti nutritivi con un elevato potere nutrizionale. Inoltre possiamo guardare qui in tabella, c'è un prodotto, l'Agroalium, praticamente questo prodotto come potete vedere ha riscontrato dei valori, diciamo inizialmente potevano sembrare dei valori non ottimali, però nello stesso tempo, non essendo un prodotto nutritivo questo prodotto, abbiamo riscontrato un effetto benefico, cioè questo prodotto ha controllato enormemente i problemi di rogna sulle piante, cosa che invece non hanno fatto gli altri prodotti, quindi molto importante da questo punto di vista. Qui abbiamo uno scorcio della vegetazione che i vari prodotti hanno indotto sulle piante. Un altro indice che abbiamo preso in considerazione è stato la conduttanza stomatica, che in altre parole ci ha dato un'indicazione dei potenziali idrici, cioè la capacità della pianta di traslocare all'interno dei propri tessuti xilematici le sostanze nutritive. Quindi questo ci ha fatto capire quanto pervi fossero i canali xilematici e quindi la mobilità delle sostanze nutritive e la acqua, poca acqua ovviamente perché durante tutta l'estate non ci sono state piogge, ma in ogni caso questo ci ha dato un indice molto, molto positivo. I migliori prodotti in questo senso sono stati quei prodotti in cui ancora una volta era presente il Bion, però ripeto, il Bion ha causato la mancata lignificazione degli ultimi internodi, quindi i trattamenti evidentemente vanno interrotti prima di ottobre, probabilmente già a luglio. Anche in questa sperimentazione, cioè quella che ha visto, che ha coinvolto sette aziende, i migliori risultati sia in termini di sviluppo vegetativo sia in termini di indice di clorofilla che di conduttanza stomatica o che dica di potenziali idrici, li abbiamo riscontrati laddove era presente questo prodotto, il Cheos, che non altro che uno ossicloruro di rame. Quindi quanto pare il rame ha un effetto positivo, ma questo già lo sapevamo, ma continua ad averlo altrettanto ed è tanto positivo. In conclusione, cosa possiamo dire? Possiamo dire che i risultati ottenuti hanno mostrato che più o meno tutti i trattamenti hanno dato degli effetti positivi, a prescindere dal valore numerico che sia stato 70 o 90, ma in ogni caso l'aspetto delle piante era un aspetto molto, molto rigoglioso e quindi molto attraente. In particolare le piante hanno mostrato maggior sviluppo, i valori degli indici di conduttanza di clorofilla sono stati molto statisticamente significativi e quindi importanti anche quelli. Vorrei soltanto sottolineare un po', attrarre la vostra attenzione su questa immagine, qui praticamente abbiamo un rametto completamente disseccato che praticamente già nel mese di luglio mostrava un'esplosione di vegetazione, ci è sembrato singolare, cioè da un ramo che poteva essere definito un ramo morto è venuto fuori sorprendentemente questa vegetazione che ha sorpreso anche noi, quindi questo significa che un po' tutti i trattamenti hanno spinto dal punto di vista nutritivo le piante e quindi è da presupporre che le piante abbiano in qualche modo prodotto quelle sostanze fitoalessine ad attività antimicrobica tali da poter in qualche modo tenere a bada il batterio. Non possiamo dire che il batterio sia stato eradicato, sia stato annientato, perché i ricercatori della IAM ci hanno confermato fino alla fine di ottobre che nonostante le piante non mostrassero sintomi, il batterio era ancora presente all'interno dei tessuti, quindi i prodotti non hanno eradicato il batterio dalle piante, però possiamo ritenere che l'abbiano contenuto, controllato, quindi gestire, no? Questo è importante, considerare il batterio, la xylella, una delle tante malattie che si gestiscono normalmente negli uliveti ma anche in altre colture.
Rubo ancora qualche minuto, so che mi sto dilungando, rubo un paio di minuti. Ovviamente le attività non si sono concluse nel 2015, abbiamo avviato altre sperimentazioni nel 2016, esattamente il 6 aprile, quindi abbiamo mantenuto la prova che abbiamo definito statistica. In questo caso abbiamo implementato il nostro carnet dei prodotti, da 12 sono passati a 15 e abbiamo aggiunto prodotti un po' diversi, ricchi di enzimi per esempio, con delle caratteristiche nuove sui quali stiamo molto, molto puntando. In più, praticamente rispetto all'anno scorso, oltre alla potatura che può essere stata drastica o semplicemente di rimonda a seconda delle necessità, abbiamo effettuato le analisi chimico-fisiche del terreno, perché era importante capire lo stato di salute anche del terreno. Come giustamente diceva il professor Xiloyannis, il terreno è molto importante sia dal punto di vista nutritivo sia dal punto di vista microbiologico. La refrattarietà di un terreno dipende molto dalla carica microbica presente nel terreno, o meglio dalla biodiversità presente nel terreno. Poi abbiamo effettuato anche una concimazione organica a seconda dei casi, di origine animale o di origine vegetale, praticamente un compost, e alla fine stiamo mettendo a punto un trattamento insetticida. Utilizzeremo uno di quei prodotti che sono stati indicati nelle linee guida emanate dalla Regione Puglia di recente, e al fine di controllare gli adulti della sprutacchina e quindi dell'insetto vettore. Abbiamo avviato, oltre alla sperimentazione statistica, altri campi sperimentali, per esattezza 12 campi sperimentali, comprendenti anche in qualche caso più di 100 piante per ogni uliveto, e questi 12 campi sono dislocati in ben 3 areali differenti, che vanno dall'arco ionico fino ad arrivare alla costa adriatica. Alla costa adriatica, ma in ogni caso interessando sempre la zona rossa, quindi i campi, gli uliveti della sperimentazione riguardano sempre la zona rossa. Ringrazio tutti, spero di non aver preso troppo tempo. Grazie, a noi interessa sempre di più convincere con l'evidenza scientifica, non più col buon senso, che comunque per qualcuno di noi poteva bastare, ma anche con l'evidenza scientifica è importante apportare le motivazioni per cui siamo contrari a eradicazioni e a uso di pesticidi. Questo è il panel dei ricercatori che diciamo è finito, no, del convegno. C'è il panel politico, mi permetto di introdurre in questo senso anche Fabio Ingrosso, vicario regionale del Copagri, che in questa battaglia tanto ha fatto e che ha collaborato con l'Università di Foggia attivamente e fattivamente per le alternative, cure alternative al Codiro. Sì, buonasera a tutti. Io ringrazio l'onorevole D'Amato e il presidente Emiliano dell'opportunità di poter esprimere quelli che sono e far vedere quello che è il lavoro che stiamo cercando di portare avanti. E le difficoltà espresse dai diversi ricercatori, perché intervenire dopo aver ascoltato i ricercatori è sempre difficile, perché bisogna combinare il lavoro che viene effettuato in laboratorio e quindi il compito arduo che hanno le figure professionali, quindi le università, e poi il lavoro che va combinato con gli agricoltori e quindi la messa appunto in campo. Io mi sono preoccupato di sentire parlare la dottoressa Carlucci, perché onestamente faccio parte del gruppo di lavoro, però sentirlo dall'altra parte enunciato, c'è un grande lavoro, Presidente, che se lo andiamo a guardare diventa molto impegnativo. E come si dice, di carne sul fuoco ce n'è tanta, ma i carboni si sono finiti, cioè della serie. Noi ci abbiamo messo tutto lo sforzo possibile e immaginabile per iniziare un lavoro, però non spetta a noi portarlo a termine, o quantomeno è quello che noi ci aspettavamo, era creare quella sinergia tra gli enti di ricerca, gli agricoltori, le istituzioni, per risolvere il problema, perché il compito che toccherebbe a tutti e che noi nel nostro piccolo abbiamo tentato di fare è quello di dire basta,
dissi un giorno in una riunione, non c'era ancora il presidente Emiliano insediato, ovviamente, dissi basta con le parole, basta con le chiacchiere, passiamo ai fatti. E lì è nato questo team di lavoro tra noi e l'Università di Foggia, che grazie comunque allo sforzo e al sacrificio che hanno messo i due ricercatori coinvolti e la nostra struttura che ha messo a disposizione tecnici che si dedicano tutti i giorni, e abbiamo messo anche a disposizione le poche risorse che noi abbiamo, visto che si è parlato di risorse. Il professor Xiloianis ha fatto vedere quello che in sostanza noi stiamo già mettendo in pratica, cioè la dottoressa Carlucci vi ha fatto vedere che comunque nella strategia iniziale successivamente noi abbiamo messo in atto anche quello che portare sostanza organica al terreno, cioè aiutare gli agricoltori nelle potature, spiegare la corretta informazione che manca, la divulgazione agricola che manca, ma quella corretta, non che non ci sia, perché si parla troppo in giro e si parla male, si parla molto male, e quello che stiamo cercando anche noi di fare, di portare la giusta informazione, che non è la nostra informazione, ma è quello che la Regione Puglia ha messo a disposizione, perché pochi si sono letti i piani, pochi si sono lette le misure, perché nelle misure, nelle azioni previste dal PSR, lo ricordava il professor Xiloianis, ci sono già alcune azioni che aiuterebbero gli agricoltori a fare quello che stiamo dicendo, quindi sì, creare quella sostenibilità. Qualcun altro l'ha ricordato, i danni della PAC, io non voglio ritornare indietro nel tempo, ma lo ricordo a me stesso. No, sei in Europa, sei un in Europa. Specifichiamo che non dipende da me. No, è per dire, no? Perché si è parlato di Sovescio. Si faceva. Era previsto. Lo facevano prima, ma improvvisamente la riforma della PAC ha condizionato l'ambiente, ha condizionato il sistema, quindi il sistema delle produzioni è cambiato, il sistema delle conduzioni agricole è cambiato, l'ecosistema ha iniziato a modificarsi, poi ci sono i fattori esterni, quelli che il clima non può essere controllato ovviamente, e quindi gli sbalzi di temperature hanno influito a quelli che sono poi gli attacchi parassitari generali, perché come avete potuto constatare non c'è solo Xylella sul tavolo, e ci sono altri patogeni che influenzano e indeboliscono le piante, e questo è causa di una mancanza di sostenibilità da parte degli agricoltori, cioè oggi quello che si sta pagando è quello che l'agricoltore non riesce più a intervenire, perché si deve intervenire in forma drastica e chiedono sostegno. Allora questo sostegno dovrebbe venire fuori da una combinazione di fattori. Mi rivolgo al Presidente, ma non perché perché la massima carica istituzionale con chi va dove è appunto. Noi abbiamo, la Regione aveva intuito di lavorare su dei piani di intervento mettendo insieme le diverse università, i diversi ricercatori, tutti coloro che avevano espresso la volontà di mettersi in gioco, di mettere la faccia, di trovare una soluzione, quella è la multidisciplinarietà, cioè mettere insieme più soggetti con diverse professionalità da mettere in campo, e c'erano dei progetti, dei programmi che dovevano essere finanziati. E io dico, Presidente, siamo in ritardo per il secondo anno, noi abbiamo avuto i ritardi istituzionali per partire con le prove in campo l'anno precedente, quest'anno è stata la tenacia nostra come organizzazione, mia personale e dei due ricercatori come la dottoressa Carlucci, ma grazie anche al sostegno di alcune aziende che sono anche qui dentro nella sala, che ci stanno sostenendo per l'attività di ricerca, ma questo non basta,
come non basta a noi, non basterà al professor Scortichini, che magari lo ha fatto in forma ridotta, andrebbe amplificata, perché non è detto che la ricerca è bella, perché può essere varia, no? Le idee vengono messe sul tavolo, possono essere differenti, però stanno viaggiando tutte sullo stesso binario, perché tutte vogliono raggiungere uno scopo, un obiettivo, cioè quello di trovare una soluzione, tutti insieme, anche i ricercatori francesi, è da prendere a riferimento. Bene, vediamo, proviamole in campo, sono stati testati in laboratorio, chiediamo le autorizzazioni e noi ci rendiamo disponibili, abbiamo già dato la nostra disponibilità al consorzio, siamo una di quelle organizzazioni, la sola organizzazione che ha dato l'adesione al consorzio e che crediamo nello sforzo che tutti insieme, i diversi paesi, abbiamo parlato che ci vuole, ci occorrono le conoscenze, le informazioni dei diversi ricercatori, perché è uno scambio culturale, la conoscenza e l'informazione serve a noi come serve a voi, perché se voi oggi non l'avete, domani potreste averla e sapete come affrontarla, abbiamo trovato delle soluzioni, le possiamo prevenire e quindi aiutarci a vicenda, quindi lo scopo dovrebbe essere questo da mettere sul tavolo. Io non mi voglio dilungare ancora, io mi auguro di aver trasmesso quello che è diciamo lo spirito che noi stiamo cercando, che abbiamo messo in atto. Ci auguriamo che la Regione, io ne sono sicuro, il Presidente Emiliano ha sempre dimostrato questa sensibilità nell'aiutare, nel cercare di trovare delle soluzioni. Ce le abbiamo sotto mano. Iniziamo con il finanziare quei progetti che sono stati presentati e dargli subito attuazione, perché noi ci stiamo scommettendo in prima persona, Presidente. Noi ci stiamo mettendo l'anima, il cuore e i pochi soldi che abbiamo. Ma non bastano, se vogliamo trovare delle soluzioni abbiamo bisogno di investimenti, abbiamo un piano olivicolo nazionale, faccio parte di una struttura, quindi ricopro anche un incarico a livello nazionale nel settore olivicolo, quindi siedo anche sul tavolo ministeriale, ho già posto degli interrogativi, a cosa serve questo piano, come vogliamo strutturarlo e in che direzione portare le risorse sul territorio. Le risorse vanno indirizzate agli enti di ricerca, ma come ho già detto in altre occasioni, la ricerca deve essere al servizio degli agricoltori e non dei soli ricercatori che poi devono concludere con una pubblicazione. Grazie. Ok, non potevamo non invitare Cristina Casilli, che tanto ha fatto anche qui in regione, io la mia mano la do in Europa. Allora, in Italia, ancora in Europa, ancora non so per quanto, e quindi do la parola a lui, che sicuramente no, aveva preso tutti i punti come li abbiamo preso tutti quanti per arrivare a un risultato comune. Va da sé che poi lasceremo, io avrò anche delle domande da fare al Presidente e a tutti quanti voi, poi daremo anche la parola, e il Presidente, se può ancora rimanere, per vedere di tirare le fila anche dopo il colloquio fatto con Didier Housset e con i ricercatori francesi qui presenti. Grazie Rosa e grazie a tutti voi, ringrazio anche il Presidente per la sua presenza e tutti coloro che sono intervenuti prima. Dunque oggi diciamo cosa è emerso rispetto alle ricerche del professor Scortichini, del professor Xilo Iannis e della professoressa Carlucci, che già conoscevamo e che diciamo hanno subito un'evoluzione durante questo periodo, perché comunque loro hanno continuato sul campo a utilizzare più o meno un approccio simile tra ricerca e ricerca. Abbiamo avuto la presentazione dal gruppo dei ricercatori francesi di questi enzimi della lactoperossidasi, che è stata diciamo, come dire, fino ad oggi utilizzata soltanto in vitro e su multiplex. Se dovesse essere confermata la sua sistemicità, e cioè la traslocazione all'interno dei vasi xilematici, questo sicuramente comporterebbe una rinegoziazione rispetto a quelle che sono le oggi norme di lotta obbligatoria che ci impone l'Unione Europea con la decisione di esecuzione che tutti quanti voi conoscete. Decisione di esecuzione che evidentemente
come dire, ha anche impresso al nuovo piano di cui si è dotata la Regione Puglia anche un approccio per molti versi, come dire, non proprio sostenibile. Comunque la Regione ha risposto con un nuovo piano, accogliendo anche le istanze da parte della Task Force e direi di tutti quanti coloro che hanno contribuito per cercare di tirare fuori un piano che sia efficace. Ahimè, oggi stando sul territorio, purtroppo questo piano non si dimostra efficace, non per le misure contenute in esso, ma per la criticità e per la situazione socio-economica dell'olivicoltura salentina e comunque pugliese. Sta di fatto che molti degli interventi che sarebbero dovuti essere eseguiti in questo periodo molto particolare, parliamo da aprile a maggio, non sono stati eseguiti per evidenti criticità di natura economica. Pochissime imprese, data anche la situazione, la polverizzazione aziendale, quindi a dimensione economica delle aziende, hanno proceduto a effettuare operazioni di pulizia in campo. Cosa voglio significare con questa cosa? Che colgo anche l'occasione della presenza del Presidente per dire che o ci impegniamo in una nuova governance nella gestione e controllo della fitopatia, una governance che dovrebbe portare non soltanto la Regione ma anche i comuni, l'ARIF, i consorzi di bonifica, cioè tutti coloro che insieme dovrebbero poi essere attori principali dell'esecuzione di quel piano, perché altrimenti noi avremo il solito problema che le pratiche, cioè quelle imposte all'interno delle misure del piano, saranno eseguite a spot, senza sortire poi gli effetti auspicati dal piano stesso. Quindi diciamo, quello che è importante oggi è aver avuto questo piano, che è arrivato purtroppo in ritardo, ma questo non per colpa soltanto degli organi regionali, ma per altri anche per altri motivi. Sta di fatto che non possiamo più perdere tempo, e se vogliamo effettivamente, come dire, mettere in campo tutto quello che è emerso anche dai lavori che sono stati presentati oggi, cioè da un ripristino della fertilità dei suoli attraverso la distribuzione di compost che potremmo ricavare anche dalla una corretta differenziata in regione, anche attraverso il recupero evidentemente delle acque irrigue per le quali la stessa regione si sta impegnando. È evidente che credo, così come è stato detto fino ad oggi, che non ci sia una ricetta. Tutti i ricercatori presenti hanno presentato delle soluzioni. Io sono convinto che se l'approccio non continuerà ad essere quello integrato, cioè quello sistemico in campo, attraverso la valutazione di diversi fattori, che sono fattori evidentemente di natura pedologica, di natura fisiologica, di natura epidemiologica, noi dalla problematica non ne usciremo mai, perché anche e quando anche le lactoperossidasi dovessero rivelarsi utili nel contenere o comunque nel debellare addirittura Xylella fastidiosa, non soltanto nella sua variante multiplex ma anche nella pauca, noi non avremmo risolto il problema del disseccamento dei nostri ulivi. Risolvere il problema del disseccamento degli ulivi ci pone un obiettivo molto importante da un punto di vista del nostro impegno istituzionale a tutti i livelli, perché evidentemente qui si cerca di essere collaborativi e costruttivi anche con le forze che oggi governano la Regione Puglia. Per fare questo evidentemente dobbiamo però mettere insieme tutto un complesso di azioni e soprattutto attori locali che possono evidentemente poter mettere in pratica quelle che sono poi effettivamente le buone pratiche agricole e tutte le misure di contenimento del vettore oggi considerato causa principale della trasmissione del batterio. Quindi diciamo, concludo il mio discorso dicendo che da qui in poi sarebbe auspicabile guardare alla parte pragmatica del piano di intervento. Questo piano di intervento, degli interventi, deve essere evidentemente assorbito, percepito dalle comunità locali. Ancora oggi non lo è. E per fare questo ho sentito prima parlare di informazione e divulgazione. Questa informazione e divulgazione evidentemente non deve essere solo appannaggio della regione oppure delle associazioni di categoria, ma bisogna mettere insieme tutta una serie di anche i comuni stessi, ripeto, mettere insieme i comuni è una cosa molto importante, perché poi sono quelli che dovranno eseguire gli interventi nelle aree periurbane e nei contesti dove sono chiamati a tenere, diciamo, puliti i suoli. Per il resto, tutto ciò che è contenuto all'interno delle misure del nuovo piano di sviluppo rurale
sarebbe auspicabile poter accelerare in alcune misure, che non devono essere soltanto quelle della capitozzatura. Io, diciamo, ho criticato l'operazione della capitozzatura non in quanto tale, ma perché è contenuta in modo generalizzato all'interno del piano stesso. L'operazione della capitozzatura deve essere eseguita nel momento in cui c'è la necessità da parte della pianta di intervenire con questa misura drastica. Non vedo perché in una pianta che non ha bisogno, perché il legno è ancora, diciamo, integro da un punto di vista fisiologico, che non ha bisogno di un'operazione così drastica, perché intervenire in alcune zone, soprattutto nella zona di contenimento, con un'operazione così importante, che abbiamo visto nell'areale salentino aver causato più danni che benefici. Quindi siamo in una fase cruciale dove, ahimè, ancora siamo sotto scacco da parte delle misure di lotta obbligatoria. Speriamo che questa ricerca importante che viene dalla Francia possa veramente darci una speranza nel trattamento in campo, ma ripeto, non si risolverà neanche con le lactoperossidasi tutto quello che è oggi il quadro fitoiatrico della nostra olivicoltura salentina, a seguito purtroppo di uno stato di abbandono che, come è stato detto, deriva da una situazione socio-economica che si protrae da diversi anni, 15-20 anni parliamo, da quando siamo passati dall'accoppiato al disaccoppiato, purtroppo con politiche comunitarie che si sono dimostrate fallimentari. Quindi, da una parte, intervenire con tutte le misure disponibili per migliorare la qualità agronomica dei nostri suoli, intervenire con le misure che già sono contenute nel piano, calandole secondo le necessità che effettivamente si presenta in campo. Tutto ciò si può fare. Credo che avendo acquisito le attuali criticità che io ho già, di cui ho già reso edotto sia l'assessore all'agricoltura sia anche il capo di dipartimento, credo che possiamo veramente giocarci da qui in poi una partita importante nel contenimento della fitopatia e soprattutto sfruttare il fatto che la xylella, che il batterio, abbia aperto a problematiche differenti, che sono le problematiche purtroppo di un'olivicoltura che non poteva andare avanti più con quel sistema di produzione. Grazie. Vuoi chiudere tu? No, dobbiamo chiudere tutti. Chiusa così. Spiegami. Noi cerchiamo di fare in questa maniera, di chiudere tutti e di dare anche l'apporto degli altri. Io volevo portare qualche notizia da Bruxelles e farvi notare come da qui a 5 anni, almeno noi speriamo, sarà attuato un nuovo regolamento, cosiddetto Pest of Plant, a cui come italiani abbiamo partecipato soltanto noi del movimento, e meno male che c'eravamo, e questo piano non è il massimo, ma siamo riusciti ad ottenere dei buoni emendamenti che se fossero stati attuati adesso probabilmente non saremmo arrivati a questa situazione oggi. Abbiamo introdotto delle misure finalmente di contenimento e di prevenzione, abbiamo preteso delle ispezioni in tutta Europa reali, perché a noi nessuno ci toglie il dubbio che la xylella non sia presente soltanto in Italia, da poco l'abbiamo scoperto che purtroppo è anche in Francia, non perché mal comune mezzo gaudio, ma perché poi per via delle direttive europee, quel batterio essendo in quella lista lì nera e secondo la direttiva europea è da quarantena e quindi si può ammettere l'eradicazione, e abbiamo chiesto maggiore trasparenza e scambio di dati fra i vari soggetti ricercatori a livello europeo, cosa che dobbiamo dirci oggi per quanto riguarda la xylella non è avvenuta, e forse una delle cause per cui la ricerca è bloccata, non solo con le economiche, anche perché manca questo scambio di dati. Sono andata a vedere a livello europeo ultimamente che cosa è stato finanziato, qualcuno in Europa me ne vorrà, ma tanto ormai. Il Ponte Project è stato finanziato e l'ha vinto sempre la stessa azienda, o meglio, gli stessi personaggi. C'è nel Bari, l'Università degli Studi di Bari, sono 6.850.000 euro, il 40% servirà per studiare la xylella. Ma il punto qual è? Il punto è che
qual è il focus di questo, di questa ricerca, che non è quello che abbiamo sentito stasera. È un focus concentrato sul batterio, sui famosi test di patogenicità che noi ancora aspettiamo, sullo studio sulla colonizzazione dell'ospite, valutazione delle erbe infestanti come host, come ospiti alternativi. L'EFSA ha finanziato altri progetti e al Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bari ancora 60.000 euro, ha finanziato la suscettibilità di importanti specie vegetali al ceppo pugliese, effettuando test su piante mediterranee come l'uva, agrumi, quindi quel tipo di filone di ricerca che noi non è che contestiamo, ma che non riteniamo sufficiente per risolvere la questione. Poi volevamo chiedere, visto che l'Europa sta indirizzando questi soldi in quella maniera, arriveranno i nuovi bandi di Horizon 2020, quindi ci aspettiamo che altri ricercatori vincano, ma i nostri di bandi, quelli, mi permetto di dire nostri, sono pugliese, pur non essendo ancora al governo, sono nostri, i bandi Puglia a che punto sono? Quanto tempo ancora dobbiamo aspettare per vederli assegnati? Poi faccio notare che nella nuova implementing decision della Commissione europea probabilmente la vite, il problema della vite sussisterà ancora, quindi sarà ancora vietata l'esportazione, la movimentazione delle nostre barbatelle, pur essendo dimostrato scientificamente che non è infettabile, passatemi il termine, non sono un tecnico, dalla xylella. Quindi vediamo di agire anche da questo punto di vista, perché anche i nostri vivaisti sono sotto scacco per via del codiro di questa infezione. Poi attenzione anche al piano regionale all'uso dei pesticidi. Abbiamo visto che nel piano regionale che comunque ci sono previsti, è stato tolto uno per noi pericoloso, l'etonfenprox, ma resta il dimetoato. Siccome a parere della Commissione europea possiamo noi Stato membro scegliere che tipo di fitofarmaci usare, indirizziamo i nostri agricoltori, incentiviamoli a utilizzare fitofarmaci organici, li chiamano in Europa, o biologici. Oggi abbiamo avuto modo di ascoltare i ricercatori, abbiamo avuto modo di ascoltare colui che mette insieme vari partner in questo consorzio, quindi Didier Ossé, che purtroppo non è riuscito a venire qui per motivi, per scioperi in Francia, e quello che con il suo colloquio è emerso è la richiesta fatta a lei di utilizzare il PSR per la ricerca. E visto che abbiamo in Europa altre regioni che hanno questo problema, che subiscono questo problema, riuscire a fare rete con le altre regioni, la regione della Corsica e della Provenza, Marsiglia, per far pressione sulla Commissione europea perché cambi direzione, atteggiamento nelle sue successive decisioni. Questa è una battaglia che stiamo portando avanti da tempo. Io da quando sono lì, praticamente ormai da 2 anni, di passi avanti ce ne sono stati tanti, dobbiamo dirlo anche grazie ai cittadini, ai comitati, alle associazioni che hanno alzato il polverone e a chi, anche facente parte di associazioni di categoria, aveva una visione diversa. Però non ci fermiamo qui, non ci accontentiamo di un piano più morbido, ci interessa continuare verso la salvaguardia degli olivi. Grazie. Allora, innanzitutto grazie di questo invito e complimenti per come la tavola rotonda è stata organizzata. Cerco di rispondere alle domande. Soprattutto a partire dalla strategia generale. Una strategia generale che oggi è emersa come un mix di azioni che, come spesso accade all'umanità, non sono risolutive in se stesse, ma che nel loro complesso sinceramente mi fanno in questo momento ritenere che ci sia una situazione nella quale abbiamo molte possibilità, molte armi a disposizione, non sappiamo se queste armi saranno
decisive, ma rispetto a qualche mese fa e rispetto all'altra prospettiva che stavamo seguendo, quella dell'abbattimento degli alberi e la lotta all'insetto vettore, perché parliamoci chiaro, tagliare gli alberi e irrorare quei pesticidi significa attaccare l'insetto vettore e dare per scontato che non ci sia possibilità di fare altro, al fine di, l'abbiamo detto in questa stessa aula, credo a settembre, rallentare la malattia, un'operazione in tutta sincerità che si può fare più rapidamente con il napalm o con lanciafiamme, e risparmiamo anche, perché a quel punto, diciamo così, abbiamo la certezza che non sopravvive nulla. Quindi è chiaro che l'altra strategia è complessa, significa anche che non tutti potranno dormire tranquillamente la notte, perché è possibile che l'insetto vada avanti, è possibile che la zona infetta si muova, eccetera, eccetera, ma in questo modo noi proviamo a salvaguardare una civiltà. Adesso non una civiltà fondata sull'ulivo. Non vi preoccupate, è l'aula che parla da sola. Dicevo, quindi, mi è ovviamente piaciuto molto, mi sono piaciuti molto gli interventi di Xilo Iannis, di Scortichini e della professoressa Carlucci. Perché sono complementari, cioè ci danno una visione complessiva di una strategia che peraltro è paro paro, detto chiaramente, anche se presa da un diverso punto di vista, quella della Regione Puglia, per esempio, sul riutilizzo in agricoltura delle acque. Perché questa idea che i depuratori, diciamo, funzionicchiano e che buttiamo tutto a mare, perché poi è il mare che finisce l'operazione, perché noi non siamo sicuri di gestirla, è una roba che non va bene. Quindi noi stiamo cambiando il piano di tutela delle acque e vogliamo provare a riutilizzare totalmente in agricoltura le acque. Ovviamente c'è un problema che riguarda i depuratori, che riguarda anche i fanghi, e inutile dire che stiamo anche scrivendo la legge sui rifiuti, che potrebbe consentire di dare a quelle misure di incentivo. Ringrazio il professor Xilo Iannis per avere, diciamo, ricordato che questa è un'impostazione giusta, per consentire il riutilizzo in agricoltura del compost, che attualmente, come posso dire, è una specie di maledizione anche per la Puglia, perché noi stiamo mandando il nostro umido, a causa del deficit impiantistico, lo stiamo mandando addirittura in Friuli qualche volta, mi pare che lei ce lo mandi addirittura in Friuli. Quindi noi dobbiamo ridisegnare l'insieme dei nostri sistemi in modo tale da restituire al luogo di origine tutta la materiale organico, lo dico in modo molto semplicistico e mi scuso per la mia incompetenza, in modo da restituire alla terra tutto il materiale organico che da lì prendiamo e che invece sottraiamo in questa fase. Il ripascimento delle falde è per esempio il motivo per il quale stiamo insistendo a Manduria per non costruire la condotta in mare. Ho partecipato personalmente ad una riunione con il capo di gabinetto del Ministro dell'Ambiente in cui abbiamo detto c'è un fenomeno di salinizzazione gravissimo che noi vogliamo, accettando di depurare, diciamo, al massimo livello possibile le acque in modo tale da attuare il ripascimento delle falde e rimettere in equilibrio quello che era in equilibrio e che noi abbiamo squilibrato, perché di questo si tratta. È evidente che per un organismo politico, di indirizzo politico, rimettere in moto questa roba dopo 30 anni in cui ognuno è andato per la sua strada e i risultati si sono visti, gli agricoltori se ne sono andati da una parte, gli organismi scientifici se ne sono andati da un'altra, chi produceva ricerca e fitofarmaci se ne è andato da un'altra ancora, è la classica torre di Babele. Cioè, l'arroganza umana arriva al punto che ognuno comincia a parlare dal suo punto di vista, credo che la metafora delle lingue sia soprattutto questa, non è in sé per sé solo la difficoltà
diciamo, che abbiamo avuto oggi nel parlare con Didier Husset, perché come vedete anche due persone che io non parlo francese, ma diciamo in qualche modo ho immediatamente capito che Didier aveva una visione assolutamente sovrapponibile a quella che stiamo perseguendo, tant'è che io gli ho citato subito Xidoyani, se lui ha detto, ma Xidoyani già fa parte del nostro network, chiamiamolo così. Invece la confusione delle lingue sta nel fatto che ognuno in una partita anche di questo livello di responsabilità politica, civile e storica, perché questi alberi hanno a che fare con la storia, non hanno a che fare con la contingenza, non sono piantine di fragole, hanno a che fare con la storia. Anche in una partita come questa ognuno continua a tirare l'acqua al suo mulino, cieco come una talpa, ammesso che le talpe siano cieche, perché mi dicono che invece hanno altri sistemi di orientamento, fino a che non si va a sbattere, compenetrati in singolari tensioni, anche devo dire, io ormai posso dirlo senza tema di essere preso per giovanilista, anche in singolari tensioni intellettuali senili che aumentano ancora di più il disorientamento di tutti, quando invece il lavoro è quello di ricomporre le lingue, di mettere insieme, secondo anche i limiti umani, perché ci sono delle